Presidente, ben trovato. Edizione 2024 di In Giro per Fan. E giustamente dobbiamo iniziare In Giro per Fan lungo Corso Matteotti. Prontissimi per questa grande edizione? Sì, quest'anno siamo abbastanza carichi, nel senso che un po' reduci dagli anni passati, che abbiamo visto che c'è stato molto interesse soprattutto dai ragazzi. Questa è una cosa che mi ha stupito tantissimo e chiaramente mi ha fatto anche molto piacere, perché l'evento chiaramente si apre a 360 gradi sia per le persone, diciamo, un pochettino più mature, chiamiamole così, che soprattutto i ragazzi che arrivano a flotte. Questa è una cosa che ci fa molto piacere. Sì, è un bel divertimento a chilometro zero, mi piace chiamarlo così. E poi naturalmente anche i turisti. Sì, no, i turisti ce ne sono sicuramente tantissimi. Poi la cosa bella è che comunque riusciamo ad animare il centro della città in una giornata praticamente non troppo impegnativa, che non è un weekend, perché di solito il weekend magari potremmo andare a creare dei problemi anche alle attività commerciali, invece in questo modo li aiutiamo a portare più gente direttamente qui in città. Ricordiamo il giorno, così almeno già si segneranno da casa. Giovedì 8 agosto, e la partenza sarà indicativamente tra le 19 e 19.30, quindi vi invito tutti quanti di venire a comprare i biglietti, perché l'anno scorso, devo essere sincero, sono andati veramente a ruba e tantissime persone sono rimaste senza. E la partenza da dov'è, Presidente? La partenza, come tutti gli anni, è in piazza 20 settembre. Quindi piazza 20 settembre, diritti verso la piazza, anche noi ci spostiamo e partiremo ufficialmente con la prima tappa. Presidente, ci siamo, abbiamo virtualmente ritirato tutto il kit di In Giro per Fan e parte ufficialmente questo speciale aspettando In Giro per Fan, perché dalla piazza, come ormai tradizione, parte questa passeggiata degustativa. Ecco, chi ci sarà a cogliere tutti i partecipanti edizione 2024? Allora, innanzitutto, per quello che riguarda il ritiro del kit, dove appunto oltre al kit ci sarà anche giustamente una piantina per capire dove orientarsi. Giustamente, e il ritiro si farà alle 19, si potrà ritirare dalle 19 fino alle 21, quindi questi sono gli orari che si devono memorizzare. E il ritiro la distribuzione verrà fatta direttamente dall'associazione Fortuna Dea, che è un'associazione chiaramente affiliata a quella Proloco. Qui in piazza chiaramente ci saranno tantissime persone, troverete anche un bellissimo palco che verrà appunto posizionato. E tutti si chiedono: ma chi ci sarà a suonare quest'anno? Allora, quest'anno abbiamo fatto una scelta un po' particolare, nel senso che abbiamo voluto accontentare le persone un pochettino più grandi e abbiamo deciso di prendere un gruppo famoso chiaramente per il suo periodo, che si chiamano Il Giardino dei Semplici. Io personalmente non lo conosco, perché mentre loro suonavano io ancora non ero nato, devo dire la verità. Il Giardino dei Semplici sarà presente in piazza 20 settembre sul palco al centro, ma non solo, Presidente, perché vedo delle magliette molto familiari a tutta Fano, a Fano TV, all'ambito di tante feste, si stanno un po' riposando dopo la fatica della festa. Eccoli qua pronti, buonasera, benvenuti, bentrovati, qui là dal fiume. Quella del più. Io sono Floriano Bellucci, presidente. E poi abbiamo anche Gabriele Nataloni, il tesoriere che cura le casse, dell'associazione. Serve un po' di tutto. Sì, esatto. Siamo qui da tanto tempo a dare una mano alla Proloco per la festa di Giro per Fan. Quindi siete proprio, diciamo, posizionati dove ci sarà proprio il vostro stand, e voi siete nella grande festa del fritto, ma per In Giro per Fan il vostro ruolo è quello del caffè, giusto? Quanto ci chiama la Proloco noi rispondiamo, quindi sempre. Quest'anno abbiamo anche la novità. Attenzione, novità. Novità, la moretta, che quindi serviremo la moretta in collaborazione con... Con chi, Presidente? Confesercenti. Quindi ringraziamo Confesercenti con questa bella connubio insieme a quei là dal fiume, e voi sarete sempre operativi con le vostre macchine televisive, quindi non solo caffè ma anche moretta. Anche moretta, quindi dovrebbe essere più gradevole anche per chi partecipa alla manifestazione, quindi avere una possibilità in più per avere una cosa diversa. Novità di questo 2024, noi vi ringraziamo, voi siete già pronti, operativi con il vostro gruppo, rimarrete qua ormai fino all'8 di agosto, perché loro rimangono qua, hanno deciso ormai. Rimangono qua, adesso portano le macchinette del caffè, lo rimangono qua. Invece noi insieme al Presidente Grandicelli continuiamo, perché aspettando In Giro per Fan continua.
Presidente, possiamo iniziare ufficialmente la passeggiata degustativa virtualmente, immaginandosi la rocca pronta e allestita con l'antipasto di Ingir per Fano. Chi troveremo? Allora, innanzitutto, come Proloco di Fano, qui ci sarà la Proloco di Fano a tutti gli effetti. Ci saranno due associazioni che peraltro sono nuove, perché si sono affiliate quest'anno, che sono l'Associazione La Figurina e l'Associazione La Via della Seta, che cureranno praticamente lo stand. Quindi ci sarà una distribuzione per quanto riguarda l'antipasto che consisterà in formaggio e marmellata e in più chiaramente il solito assaggio di vini, chiaramente vino tipico locale del nostro territorio. Delle nostre cantine. Ecco, visto che già chi ci sta guardando da casa comincia a scrivere nei vari gruppi di WhatsApp: ritorna in G per Fan, guarda che l'8 di agosto ritorna in G per Fan, ci dobbiamo organizzare, sì ma come funziona? Allora siamo qua per rispondere a tutte le domande. Allora, 8 agosto, anche facile da ricordare, 8/8/2024 è la giornata di Ingir per Fano, ma per i biglietti come funziona, Presidente? Allora, i biglietti verranno venduti, diciamo, i primi giorni di agosto e si possono acquistare in diversi punti qui a Fano, peraltro sono più o meno gli stessi che avevamo anche gli anni passati, quindi parliamo dei Bagni Sergio per quanto riguarda Fano, abbiamo poi i punti yacht sia del centro che del mare, e gli alberghi consorziati, e l'ufficio turismo lì in piazza, e poi abbiamo la Proloco di Fano, oltre che il bar della cooperativa Tre Ponti. Poi abbiamo anche la vendita ai Bagni Torrette, che è un po' stato un po' il nostro punto di riferimento per quanto riguarda un po' la periferia. Perfetto. Il costo di quest'anno, ricordiamo? Il costo di quest'anno è di 25 euro a biglietto. E comprende l'intera passeggiata, che ricordiamo sempre non deve essere per forza rispettata in antipasto, ognuno può fare il giro che vuole. Sì, infatti noi i primi anni avevamo messo i biglietti e abbiamo visto che si creavano delle file enormi in alcuni punti erano scarichi, invece quest'anno abbiamo deciso, come anche ormai da qualche anno, di lasciare libera scelta a chi vuole venire appunto a fare il percorso, quindi può partire tranquillamente anziché dall'antipasto, che appunto per logica sarebbe questa, e potrebbe invece partire, non so, faccio un esempio stupido, dal Crostolo o da tante altre. Quindi, a livello postazioni logistico ognuno lo può gestire come vuole. Noi invece continuiamo il nostro speciale, perché qui siamo solo all'antipasto, ma c'è da continuare e c'è da fare un ringraziamento particolare. Ma soprattutto perché siamo in una delle zone forse più belle di Fano, che è appunto la Rocca, e ringraziamo Opera che ci ha dato la possibilità di poter fare uno stand all'interno della Rocca e permettere praticamente ai vari visitatori, non solo chi ha il biglietto ma anche chi viene proprio a visitare la città di Fano, di poter ammirare all'interno tutto quello che ci sarà da vedere. Presidente, andiamo da quella parte perché dobbiamo continuare lo speciale. Esatto. C'è un lavoro da fare. Esatto, abbastanza. Siamo arrivati a Piazza Marconi e sono circondato da presidenti. Presidente Flavio Pizzichelli, consigliere anche di Vespa Club Fano, ormai il mio mentore in questo speciale aspettando i Gir per Fano, il presidente Grandicelli, e siamo arrivati in questa tappa che adesso noi la vediamo così, dici come Davide, ma qui sembra solo un parcheggio, ma gli amanti di In Gir per Fan sanno che qui si trasforma. E come si trasforma? Facciamo una bella magia tutti insieme al 3, schiocchiamo le dita e facciamo vedere, grazie ai potenti mezzi di Fano TV, come diventa questa zona. 1, 2, 3. Siamo ritornati, avete visto che cosa diventa questo spazio che sì, tutti i giorni è un parcheggio, ma prende vita in una maniera particolare grazie al Vespa Club. Ben trovato, benvenuto al presidente Flavio Pizzichelli. Grazie e buonasera a tutti. Ecco, voi siete in collaborazione con la Proloco di San Costanzo. Esatto. Ecco, esatto. Io, presidente, se posso, chiedo qua, parlo tra noi due, non è che posso chiedere qualche segreto, magari? Io direi di provare, proviamo, vediamo se riusciamo a carpire qualcosa. Ci proviamo. Allora, ormai sono anni che collaborate, siete qua insieme alla Proloco di San Costanzo, ma vogliamo sapere qual è il segreto della Polenta, magari avete captato qualcosa. Ma il segreto, penso che è un segreto che la Proloco se la tenga per sé. Okay, quindi non si può dire. Possiamo dire solamente che è buonissimo, è un buon sugo e è gustoso. Ecco, in tanti che hanno partecipato gli anni scorsi sanno benissimo che cos'è la Proloco, ma poi alla grande sagra che ormai è tradizionalissima, salutiamo la Proloco di San Costanzo che ci starà guardando sicuramente.
presente, e il Vespa Club anche quest'anno sarà presente. Sì, noi collaboriamo con la Prolco di San Costanzo e serviamo il vino come solito e le pietanze della polenta. Ecco. Caro Presidente, noi direi che possiamo andare avanti, perché aspettando i Gir per Fan ancora continua, vero? Sì, di tappe ce ne abbiamo ancora tante da vedere, quindi andiamo pure avanti. Lasciamo il Vespa Club qua, che sposterà tutte le macchine, preparerà tutto alla grande e diventerà quello che abbiamo visto. Grazie e buon proseguimento, perché aspettando in Gir per Fan continua. Presidente, novità 2024, Piazza degli Avveduti, per rendere più semplice, davanti al Politeama, una postazione di Gir per Fan. Chi troveremo? Ah, qui abbiamo una postazione molto ambita, perché l'anno scorso è stata veramente presa d'assalto, peraltro era poco qui vicino, perché era in Piazza Andrea Costa, e abbiamo la postazione della Prolocco di Acqualagna con le tagliatelline al tartufo, e abbiamo anche l'associazione della Prolocco, e guarda caso... È già pronto, operativo, maglietta gialla al seguito, viviamo Centinarola. Presidente, benvenuto ai nostri microfoni, siete già qui a perlustrare la zona, perché ormai l'8 di agosto sta per arrivare, voi sarete operativi qua con le tagliatelle di Acqualagna, quindi un bel connubio. Esatto, sì, un bel connubio, sono tanti anni che ci collaboriamo insieme e speriamo sempre di migliorare sempre di più. Quindi qui ci sarà un odore particolare, l'odore del tartufo, insomma, gli anni scorsi è stato molto gradito, che cosa diceva la gente che passava? Mi sa che era molto gustosa la cosa. Esatto, era molto gustosa, si sentiva da lontano il profumo, e speriamo che quest'anno sia ancora migliore. Quindi siete prontissimi qua con il vostro stand, noi vi salutiamo, vi ringraziamo e insieme al Presidente continuiamo, perché aspettando in Gir per Fan continua. Giacomo, stiamo camminando, circunnavigando la Memo, perché volevo chiederti ufficialmente dove sarà un'altra postazione, perché dovrebbe essere da queste parti. Sì, infatti abbiamo qui proprio nei Giardini Amiani, che abbiamo la postazione ormai storica, dove chiaramente giriamo sempre vari stand, però alla fine è sempre qui, perché è quella migliore, anche perché è centrale alla città. Giardini Amiani davanti la Memo, e ecco che già è operativo Giorgio Capodagli, Società Sportiva Sant'Orso. Giorgio, benvenuto, ben trovato ai nostri microfoni. Grazie che mi avete invitato a questa anteprima. Ecco, una bella anteprima, aspettando in Gir per Fan, e la Società Sportiva Sant'Orso ormai ha un connubio... 1980, ormai è un connubio storico. Sì. Con il crosto di Urbania, esatto, perché sarebbe la piedina. Non si può dire, anche perché ci tengono particolarmente i ragazzi di Urbania. Okay. Salutiamo tutta la Prolocco di Urbania, abbiamo fatto questa gag per scherzare, naturalmente è il crostolo di Urbania, che sarà servito dalla Società Sportiva Sant'Orso 1980, insieme naturalmente alla Prolocco. Senz'altro, noi è molti anni che collaboriamo con il crosto di Urbania, la Prolocco di Urbania, e ci siamo trovati molto molto bene. È una bella collaborazione. Molto molto bella. Poi mi permetto di dire anche una cosa, sui social ho visto che poi anche la società è andata a trovare la Prolocco di Urbania. Sì. Quando fanno la festa del crosto a Urbania ci hanno invitato e siamo andati su. Quindi è un bel connubio, un bel gemellaggio ormai, che ritornerà anche quest'anno. Ecco, allora la domanda sorge quasi spontanea, voglio sapere com'è questo pubblico di Gir per Fan, cioè i ragazzi, le famiglie, perché è un po' trasversale, poi ci sono tutte le età, però come si comportano, come sono questi partecipanti a questa bella festa? Guarda, io non ci credevo, ma è partecipata molto dai giovani. I giovani era una marea di persone, forse più che negli anziani, ma i giovani l'hanno presa bene. E tuttora mi chiedono quant'è questa manifestazione, perché vogliono partecipare ancora. E siamo qui per questo, aspettando in Gir per Fan l'8 agosto, non mancheremo sicuramente, ma questo speciale ancora continua.
Giacomo, qui ci troviamo in una delle location più belle di Fano e di Ingir per Fan, tra l'altro recentemente restaurata al Pincio di Fano, e qui ci sarà musica. Sì, sì, qui abbiamo una bellissima postazione con la musica, ci sarà un bellissimo gruppo, chiaramente non vi dico il nome perché voglio appunto che la gente venga qui a sentire questo. Un po' di sorpresa. Un po' di sorpresa la lasciamo. Non mi dire che è già pronto il presidente del Circolo Albatros, Sauro Biagioni. Benvenuto ai nostri microfoni. Grazie. Buonasera a tutti. Allora, noi anche già siete operativi? Siamo già operativi. Noi è diversi anni che partecipiamo a In Giro per Fan, che è una manifestazione molto, molto sentita a Fano. E noi, come sempre, distribuiremo acqua e vino insieme a una Proloco di Mondolfo che darà un piatto a base di carne e con del contorno. Ecco, io vorrei sapere anche un po' un dietro le quinte, visto che il Circolo Albatros non è il primo anno che partecipa in Giro per Fan come tante altre associazioni. Vogliamo sapere un po', perché allora il clima di chi partecipa, che voglio sapere il clima invece di chi lavora, com'è questo clima, anche una bella collaborazione. Sì, c'è sempre una bella collaborazione perché è una manifestazione molto sentita. Difatti anche tra il mio staff, quando parliamo di In Giro per Fan, trovo molte molte adesioni, anzi qualche volta siamo in troppi forse, no? Però visto che il lavoro è tanto, perché poi alla fine abbiamo visto l'anno scorso che non troncava mai fila, quindi dovevamo... Però ci si diverte. Ci si diverte, sì, insieme poi si lavora, ma poi alla fine siamo contenti, ci si diverte. Poi insieme anche con la Proloco di Mondolfo, già qualche anno che collaboriamo insieme, sono sempre anche loro molto disponibili, e quindi... No? Quindi direi che siamo prontissimi per questa edizione 2024. Caro Presidente, ci si diverte tanto in Giro per Fan, vero? Però c'è anche tanto lavoro dietro le quinte. Ah no, dietro le quinte c'è tantissimo lavoro, perché a parte che chiaramente l'evento durerà un giorno, però questo giorno comunque prevede tantissimo preparazione nei giorni precedenti, anzi nei mesi precedenti, tanto che poi abbiamo avuto anche delle diverse riunioni proprio nei giorni scorsi per ultimare e definire meglio la cosa. Quindi sicuramente merito delle associazioni che si danno tanto da fare, merito delle Proloco, che ribadisco, qui abbiamo la Proloco di Mondolfo che chiaramente ci dà un grandissimo supporto, e quindi un grande lavoro di squadra. Allora lasciamo il presidente qua al Pincio, perché ha deciso di rimanere qua fino in Giro per Fan. Lui è qui prontissimo, perché a brevissimo qui montano stiamo preparando anche qualcosa per abbellire un po' a sorpresa, ma non possiamo dire troppo. Caro Giacomo, noi invece il nostro viaggio continua, perché aspettando In Giro per Fan continua. Presidente, siamo quasi al termine di questo speciale aspettando In Giro per Fan. Già stanno fremendo dai divani di casa, si stanno organizzando, qui è già partita l'organizzazione per questa edizione 2024, ma ci troviamo qua in zona Pino Bar, ecco, una zona particolare, novità 2024 per gli amici ciliaci che ci stanno guardando da casa. Sì, infatti quest'anno la novità anche abbastanza importante è che abbiamo deciso di creare appunto questa postazione per dare la possibilità a tutte le persone che hanno l'intolleranza alla glutine e di poter partecipare in Giro per Fan, perché molti ho avuto molte lamentele da parte, lamentele costruttive, certo. Penso questo. Bella attenzione. Esatto, beh. Abbiamo deciso di fare questo passo anche grazie alla collaborazione con Like, che ci ha contattato perché giustamente loro avevano piacere di partecipare, di collaborare. E questa cosa ci ha permesso appunto di creare questa postazione. Premetto che non ci sarà solo questa postazione, ma verrà fatto un biglietto ad hoc dove verrà indicato dove poter andare a prendere i prodotti che chiaramente le persone intolleranti al glutine possono tranquillamente consumare. Diciamo, questo è un po' un quartier generale per i celiaci che si divertiranno in Giro per Fan. Ecco, dove si possono trovare i biglietti? Allora, i biglietti si possono trovare a gusto alternativo. E i biglietti per celiaci si troveranno solo a gusto alternativo, quindi tutti gli altri punti vendita non li venderanno. E peraltro, ribadisco quello che ho detto prima, in questa postazione soprattutto si potranno gustare sia un primo che anche il crostolo senza glutine. Quindi abbiamo anche questa alternativa, in maniera tale che cerchiamo un attimino di fare più o meno gli stessi articoli, gli stessi prodotti, che per rendere appunto più inclusiva questa cosa. Bene, grazie Presidente, e proseguiamo perché credo che stiamo per arrivare al dulcis in fundo. Esattamente. Andiamo. Andiamo.
Presidente, ci troviamo davanti al Duomo, una delle tante bellezze della nostra città, e come tradizione qua troveremo l'Associazione Italiana Sommelier. Sì, come tutti gli anni l'Associazione Italiana Sommelier parteciperà all'evento. La cosa che mi ha fatto molto piacere è che appena li abbiamo chiamati non è che mi ha detto sì veniamo, ma ha detto quante persone ti servono. Quindi per... Già operativi. Sì, erano già operativi ed erano molto entusiasti di partecipare. Questo fa capire che l'evento In Giro per Fare è un evento che oltre ad interessare a tutta la città interessa anche a chi partecipa per rendere appunto un servizio chi viene appunto all'evento di In Giro per Fan. Ecco, a proposito di bellezze della nostra città, ricordiamo che è vero che In Giro per Fan ci si diverte, si sta insieme, si mangia bene, si beve il buon vino, ma soprattutto c'è la possibilità anche di vedere le bellezze della nostra città tutte aperte. Esattamente, tutte le bellezze della città saranno aperte, saranno disponibili a tutti, quindi non solo ai possessori di biglietti, ma sarà disponibile a tutti i visitatori che avranno piacere di girare appunto nel centro storico della città. E soprattutto in questi punti che abbiamo detto prima ci saranno dei ragazzi che grazie alla collaborazione che abbiamo creato col Polo 3 e soprattutto grazie anche al professore Loris Penserini si metteranno a disposizione da fare una sorta di ciceroni a tutti i visitatori che ne ameranno, avranno il piacere insomma di visitare queste cose. Oltre a questo abbiamo anche la collaborazione con l'Archeo Club al Chiostro di Sant'Agostino col signor Budassi che ci permetterà appunto di visitare quell'area che è sicuramente un'area molto molto interessante. E ringrazio anche la Manuela Polmucci, la nostra, mi permetto di dire la nostra Manuela Polmucci, che ormai la conoscono in tantissimi, che farà una visita guidata qui a Fano, quindi insomma... Gli ingredienti sono tantissimi, esatto. Non solo quelli enogastronomici ma anche quelli culturali. Caro Presidente, ci siamo arrivati ormai vicinissimi all'ultima tappa, andiamo, proseguiamo perché vogliamo capire che cos'è questo dulcis in fondo. Eccoci qua Presidente, siamo arrivati al termine di questo bello speciale aspettando In Giro per Fan, ma noi intanto siamo andati In Giro per Fan a carpire un po' di curiosità di quella che sarà questa edizione 2024 e qui, proprio in zona Santa Maria Nuova dove ci troviamo, cosa troveremo? Dulcis in fundo? Effettivamente qui abbiamo il dolce, o meglio il gelato, visto considerato che ci sono delle temperature molto calde, penso che sarà uno degli angoli sicuramente più apprezzati visto che insomma oltre ad esserci il dolce c'è anche il fresco che non è cosa da poco. Questa postazione verrà curata direttamente dalla Prolocco di Monteporzio, quindi ci saranno loro e come è successo anche l'anno scorso mi immagino che ci saranno veramente tantissime persone. Sarà molto molto gradito. Ecco, essendo arrivati al termine di questo speciale ricordiamo ancora una volta a chi vuole partecipare è molto semplice, abbiamo detto biglietto da 25 euro che comprende tutta la grande serata nell'enogastronomia, nello spettacolo, nella musica anche, perché ricordiamo ancora che è vero che si fa la fila, è normale perché migliaia di persone creano per forza fila, ma stando insieme, facendo due parole, soprattutto ascoltando anche della buona musica, DJ, musica dal vivo ci sarà, come sempre. Sì, sì, noi abbiamo scelto e abbiamo trovato anche musica dal vivo, come giustamente hai detto te, ci saranno un paio di gruppi che suoneranno, più ci saranno anche un paio di DJ che animeranno un pochettino le zone, chiamiamole più sguarnite della città, un attimino, dove ci sono appunto i nostri punti di distribuzione. E per quello che riguarda i biglietti, l'hai appena anticipato, ricordo che il prezzo è di 25 euro. Ricordo anche i punti vendita dove si possono trovare i biglietti, che abbiamo detto appunto i Bagni Sergio, i Bagni Torrette, i punti Yacht, sia del mare che del centro, l'ufficio turismo, gli alberghi consorziati, l'Arte Bianca, la Prolocco e il bar della cooperativa Tre Ponti. Questi sono i punti diciamo dove verranno venduti i biglietti. In più abbiamo Gusto Alternativo che invece sarà l'unico punto dove si potranno acquistare i biglietti per chi ha problemi con il glutine. Ecco, a proposito di gluten free, il gelato è gluten free. Infatti questa sarà una delle postazioni che sarà gluten free, che quindi chi avrà problemi con la celiachia giustamente potrà tranquillamente venire qui e mangiare e gustarsi un bel gelato. Ecco Presidente, siamo al termine, è il momento anche dei ringraziamenti, perché naturalmente siamo a Fano e bene ringraziare in primis credo il Comune di Fano. Assolutamente sì, dobbiamo ringraziare il Comune di Fano che ci ha dato la possibilità e ha sempre avuto un occhio per quanto riguarda
questa manifestazione relativamente ai monumenti e ai punti storici che li tiene aperti a disposizione appunto per non solo chi ha il biglietto ma anche per tutte le persone che vengono a visitare la città. Chiaramente ringrazio anche la Regione perché comunque è sempre stata molto vicina alla nostra realtà negli anni e compreso anche quest'anno, quindi sicuramente un grazie va sicuramente anche a loro. Poi grazie va anche alle Proloco, gli instancabili Proloco. Assolutamente sì, noi la collaborazione che abbiamo avuto gli anni passati sta continuando a gonfie vele. Devo ringraziare chiaramente le Proloco che sono la Proloco di Acqualagna, la Proloco di San Costanzo, la Proloco di Mondolfo, la Proloco d'Urbania, la Proloco di Monteporzio e chiaramente anche la Proloco di Fano. Insieme alle Proloco e anche le associazioni con le quali un po' abbiamo giocato, ci siamo divertiti in questo speciale. Sì, le associazioni che sono state tantissime, che permettono chiaramente di velocizzare un pochettino tutto il lavoro in quanto collaborano insieme alle Proloco, alcune addirittura riescono a gestire gli stand direttamente singolarmente, però permettono appunto di velocizzare la cosa e di evitare poi che le file siano ancora più lunghe di quelle che purtroppo sono. E mi permetto di elencarle perché è doveroso farlo, e quindi ringraziamo Fortuna Dea e quelli del Fiume che ritroviamo appunto in piazza, poi abbiamo il Vespa Club, Viviamo Centinarola, le due nuove associazioni che quest'anno si sono affiliate con la Proloco che sono la Figurina e la Via della Seta, poi abbiamo l'associazione culturale Albatros, e abbiamo il Sant'Orso 1980 e chiaramente anche l'associazione dei sommelier, oltre che mi permetto di ringraziare in primis anche l'associazione Tre Ponti, comunque la cooperativa Tre Ponti, quale fa un po' da logistica per che non è facile, non è facile per niente. Quindi, caro Presidente, ci siamo arrivati al termine di questo speciale. Ricordiamo, per chi volesse ulteriori info, oltre a riguardare questo speciale in cui ci siamo un po' divertiti ma abbiamo dato tante nozioni importanti, i social della Proloco, il social stesso, la pagina ufficiale di In Gir per Fan, ci saranno scritti tutte le info, tutti i numeri, tutto quello che abbiamo un po' detto in questo speciale. Non ci sono scuse, vi aspettiamo giovedì 8 agosto per l'edizione 2024 di In Gir per Fan. We'll be right back.